Buongiorno amici da casa, il 12 di aprile, 4 del mattino e si riparte verso la scoperta del ponente Ligure, questa mattina a Cogoleto. Ci andiamo a recuperare il nostro amico Stefano e si riparte. Buongiorno. Eccoci arrivati a destinazione Cogoleto, da poco passate le 5, abbiamo appena lanciato le canne, siamo partiti solita montatura scorrevole e americani. Tastiamo un po' questo nuovo posto, del quale sappiamo veramente, ma veramente poco, quindi andiamo abbastanza cauti. Lontananza c'è il nostro amico Stefano che sta montando, per lui montatura flotterata a tre ami per vedere un po' se sotto costa invece ancora col buio gira qualcosa, qualche spigoletta magari. Ci aggiorniamo più tardi amici, bastano 10 minuti e un quarto d'ora. Abbiamo già controllato le nostre canne perché sono partite tutte e due tocchettine leggere, probabilmente qualche mormorina o qualche pesce di galla che è stato tirato dal nostro americano. Rinneschiamo e rilanciamo, ci rimettiamo in attesa. Siamo qua dalle canne di Stefano che ha lanciato vicino con i suoi tripli ami. Adesso poi quando uscirà il sole vi spiegheremo un po' bene quello che stiamo facendo e soprattutto la spiaggia. Tutto sommato mattinata piacevole, poco vento, potrebbe esserci un po' di acquetta sporca perché ieri è anche piovuto, magari anche un po' torbidina se siamo fortunati. Scattano le 6, arriva questo mormorone gigante a farci scappottare, veramente un bel pesce. Eccoci anche per il nostro Stefano. Si avvicina il primo scappottamento. Pagelletto che rilasceremo prontamente, ma i pesci si fanno vedere, eh? Iniziano a farsi vedere molto bene. Adesso sulla canna destra ho visto un po' di corrente nella parte centrale della spiaggia, allora rinneschiamo un bel americano, carichiamo su uno 0,24, cambiamo il nostro 22, proviamo con un diametro maggiore, senza accorciare, senza niente, aumentiamo un attimo il diametro. È venuto a farci visita questa mega occhiatona sul flotterato del nostro Stefano. Guardate che occhiata spaziale! 6:30, sicuramente i pesci non si fanno aspettare questa mattina. Diverse mangiate, tanti tanti rilasci perché comunque pesciolini piccini, pagelli, mormore. Un'occhiata e una bella mormora, ma sicuramente non si fanno aspettare questa mattina. Inizia a uscire il sole. Buongiorno amici. Frizionata davvero spaziale, speravamo in qualcosa di veramente bello, ma è venuto a farci visita questo pagello che liberiamo tutti quanti insieme. Un po' di sano catch and release.
spalla. Adesso stiamo recuperando con il nostro Stefano, che precedentemente ha preso una menola proprio qualche minuto fa. Un'altra menola che va a aggiungersi alla precedente. Ora la liberiamo. Sempre sul flotterato. Cos'era, Nicola, questa? Coreano. Coreano. Adesso la liberiamo insieme a quella precedente. Eccolo il nostro Stefano, che non dà tregua con i suoi flotterati. Doppietta per il nostro Stefano. Trascina sul terminale basso e un'altra menola sul terminale alto. Tutto allenamento per il nostro Stefano. 7, abbiamo messo sul nostro nostra servidora, riordinato tutto quanto, rinnescato, tolti gli starlight e ci siamo rimessi in postazione. Adesso a breve Stefano ci spiegherà bene dove siamo a pescare quest'oggi. Nel mentre, tutto sommato, la mattinata scorre piacevole, cielo velato viene assolutamente a nostro favore. I nostri americani continuano la loro azione contro tutto ciò che è in acqua e speriamo in qualche bel pescetto, magari un po' più grosso. Quest'oggi mettiamo un po' a paragone quella che è la pesca cosiddetta agonistica, fatta con entrave e diversi ami, con quella classica amo singolo. Terminale singolo, piombo scorrevole, e vediamo un po' di dare un po' più di alternativa ai pesci. Sono passate 2 ore da quando abbiamo iniziato a pescare. Eccoci qua, mitico Giorgio, che non smette mai di tenere d'occhio le canne. Siamo in una spiaggia di ciottoli, mista sabbia. Il fondale rispecchia un po' questa spiaggia, ma siamo alla foce del fiume, di un fiume che abbiamo sulla sinistra. In quella zona sono presenti numerosi scogli sul fondale, ma poi inizia una distesa di sabbia che ci permette di pescare senza incagli. Siamo in una baietta delimitata da questo monte. Non abbiamo bisogno di fare grandi lanci, i pesci si avvicinano abbastanza, come è avvenuto alle prime luci dell'alba. Un gronghetto è venuto a farci compagnia e adesso lo rilasciamo al suo ambiente naturale. Un saluto alla telecamera. Anche questa mini mormorina, lancio tecnico rilasciata, o di catch and release, amici. Sempre il nostro cecchino Stefano,
pronto all'assalto con attenzione. Otto e un quarto, la nostra barchetta in lontananza per restare sempre in tema di rete sottocosta. I pesci sembrano essersi calmati. Una mezz'oretta di tranquillità assoluta. Anche il nostro Stefano sottoriva poco e niente. Speriamo nella partenza unica, come si dice in gergo. Eccoci, battuta finita. Che dire, terza battuta dedicata alla scoperta del ponente ligure, che ci ha portato a Cogoleto. Bellissima spiaggia, bellissimo spot. Stamattina, in compagnia di nuovo del nostro amico Stefano, abbiamo messo a paragone la tecnica agonistica, con più terminali, flotterati e quant'altro, con la pesca un po' più classica. Abbiamo visto tante prede proprio all'alba, quando ancora non era uscito il sole, come è giusto un po' in questo periodo, perché i pesci preferiscono ancora stare un po' più tranquilli, quando non sentono rumori, non vedono tanta gente, non sentono tanta confusione. Ci siamo divertiti, non è il caso di continuare, perché abbiamo dato quello che poteva andare, e sicuramente ci vedremo alla prossima battuta, amici. Un saluto. Ciao ragazzi.